Ok, allora, questo non è proprio un vero e proprio tutorial. Allora, molta gente mi ha chiesto come faccio a mettere internet sul GSI. Allora, io sono qua apposta per spiegarvelo. Confesso che anch'io ho avuto molti problemi prima di riuscire a mettermelo anch'io. E sono qua apposta per spiegarvelo. Allora, molti modem la protezione è molto alta perché ha la password, l'SSID, che è il nome tra virgolette del modem, così via. Allora, voi mettete quelle cose scritte in basso al ok. Dopodiché andiamo in connessioni di rete. E ora ci apparirà una finestra. No, una finestra. Andremo nelle connessioni di rete, appunto. Benissimo, ora selezioniamo la nostra connessione. Dovrebbe essere quella con un cavo Ethernet qua, l'immagine del cavo Ethernet senza X. Senza X. Quindi questo. Per me. Non quelli col telefono o con un cavo Ethernet con sopra un X. Solo un cavo Ethernet con un lucchetto e con due computer. Ok, allora, generale, stato connesso, durata, è la durata in cui sono in internet, velocità 100.0, vabbè questi non lo so, attività, ecco qua, vabbè, ma questi qua non ci interessano a noi, a noi interessa il supporto, ecco qua, tipo di indirizzo. Configurazione manuale, che è quella che dovete fare tra le impostazioni manuali per internet del GSI. Allora, voi dovete mettere l'indirizzo IP. Allora, ci sarà alla fine un attimo che viene acceso il mio GSI e sono andato nelle impostazioni avanzate di internet. Allora, sicuramente ci troveremo su una connessione a piacere, dove mettere l'SSID, lo leggeremo sotto il modem, poi andando avanti troveremo la chiave di sicurezza. Voi modificatela in VPA PSK parentesi TKIP, cambiandola da cambia il tipo di chiave, che non è altro la sì, la VPA PSK perché TKI? Perché ha una maggiore stabilità di connessione. Beh, ma voi scegliete quella, ok? Bene. Poi ottieni automaticamente l'indirizzo IP. Voi selezionate no e andiamo su impostazioni avanzate. Come vedete lo stato connessione della finestra riporterà le informazioni utili per per ciò che vi chiede l'indirizzo IP, il subnet mask e il gateway. Voi metteteli ok, fate ok e salva. Farete una connessione di prova, se non ve la fa subito provateci tante volte perché a volte non la dà subito e così sì, darà sì, e così al 99,9% riuscirete a collegarvi.
di così non si può dire, perché bisognerebbe che ci fosse qualcuno che là da voi che ne, perché io più di così non posso dirvi, che è una cosa molto manuale. Allora io vi ho spiegato come si fa, se avete ancora problemi ditemelo di nuovo, così cercherò ancora di spiegarvi come fare. Io sono qui apposta. Ok, vi saluto. Iscrivetevi se volete e ciao.